Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Nella relazione proposta ieri in Parlamento dal presidente dell'INPS Pasquale Tridico è emerso che bonus INPS, CIG Covid e altri rimedi non sono bastati per curare la pandemia. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Come dicevamo, bonus IMSS, CIG Covid e altri rimedi sono stati moltissimi gli strumenti che sono stati messi in campo per frenare gli effetti della pandemia e tra le diverse tipologie dell'indennità, il reddito di emergenza, la cassa di integrazione, le casse dell'istituto sono costati la bellezza di 44,5 miliardi di euro, una cifra altissima, ma nonostante ciò restano fortissimi danni lasciati dalla crisi da Covid-19. Questo è il quadro che è emerso confrontando i dati nella 20ª rapporto annuale IMSS presentato ieri il 12 luglio. Circa 20 milioni di persone hanno beneficiato dei bonus IMSS nelle diverse formule, ovvero dalla CIG Covid, dalla proroga dell'indennità di disoccupazione, del reddito di emergenza e di quello di cittadinanza. Sono professionisti come lavoratori dipendenti, sono lavoratori del turismo e dello spettacolo, oppure lavoratori agricoli o cittadini che si sono trovati in una situazione di particolare difficoltà. Nei 20 milioni di persone a cui l'IMSS ha erogato queste somme c'è tutta l'Italia, ovvero travolta da nord a sud e di tutti i tipi di categorie. La crisi non ha risparmiato nessuno. I dati riportati dal presidente Tridico nella sua relazione e nelle pagine del 20ª rapporto annuale IMSS hanno descritto una situazione davvero allarmante e si è fatto di tutto per riuscire a salvaguardare il mercato del lavoro, ma nonostante ciò i segni della malattia continuano a perdurare. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.